Il tempo dell'Avvento con cui la Chiesa fa cominciare ogni nuovo anno liturgico è particolarmente adatto alla meditazione sulle profezie del tempo della restaurazione, di cui ho trattato e che metterò il link sotto questo video per poter approfondire, che ci sono state trasmesse da diversi secoli a questa parte e sono state sintetizzate concettualmente dalla Madonna a partire da Fatima con l'espressione trionfo del mio cuore immacolato. Questo tempo liturgico, l'Avvento, offre da una parte un terreno spirituale propizio, allorché la Madre Chiesa spinge i suoi figli a preparare i loro cuori e le loro anime all'Adventus, l'Avvento del Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Dall'altra parte, è propizio perché propone, attraverso la liturgia, gli insegnamenti dei grandi santi e dottori e la pietà popolare, spunti di riflessione particolarmente adatti per inserire nel giusto contesto teologico la speranza di tutti coloro che attendono il compimento della promessa della Madonna e dei mistici e dei profeti che hanno parlato, mossi dallo Spirito Santo su questo tema. Del trionfo, il cuore immacolato, il periodo, l'epoca, la cosiddetta sesta epoca della Chiesa, un'epoca di risollevamento e restaurazione della Chiesa e del mondo. Cosa stiamo aspettando veramente? Come va inteso questo Adventus del regno di Cristo per mezzo di Maria? Rispettando la tradizione dottrinale della Chiesa, quindi senza inventarsi niente di strano. La teologia e la mistica dell'Avvento, che è un tempo di penitenza, di attesa e di speranza, hanno il loro centro nel mistero della triplice venuta di Cristo, le tre venute di Cristo, che vorrei sintetizzare servendomi delle parole, degli insegnamenti del famoso abate di Solesmes, Don Prosper Geranger, che dice: il mistero della venuta di Gesù Cristo è insieme uno e triplice. È uno perché è lo stesso Figlio di Dio che viene, triplice perché egli viene in tre tempi e in tre modi. Nella prima venuta, dice San Bernardo nel quinto sermone sull'Avvento, egli viene nella carne e nell'infermità. Nella seconda viene in spirito e in potenza. Nella terza viene in gloria e in maestà. E la seconda venuta è il mezzo attraverso il quale si passa dalla prima alla terza. Ecco il mistero dell'Avvento, è sempre Don Geranger che continua. La prima venuta fu dunque umile e nascosta, la seconda è misteriosa e piena d'amore, la terza sarà risplendente e terribile. Nella sua prima venuta, Cristo è stato giudicato dagli uomini con ingiustizia, nella seconda ci rende giusti mediante la sua grazia. Nella terza giudicherà tutte le cose con equità, agnello nella prima venuta, leone nell'ultima, amico pieno di tenerezza nella seconda. Stando così le cose, la Santa Chiesa durante l'Avvento, continua l'abate, aspetta con lacrime ed impazienza la visita di Cristo Redentore nella sua prima venuta. Essa prende per questo le ardenti espressioni dei profeti, alle quali aggiunge le proprie suppliche. Sulla bocca della Chiesa, i sospiri rivolti al Messia non sono una semplice commemorazione dei desideri dell'antico popolo, hanno un valore reale, un influsso efficace sul grande atto della munificenza del Padre Celeste che ci ha dato il suo Figlio. Fin dall'eternità, le preghiere dell'antico popolo e quelle della Chiesa cristiana, unite insieme, sono state presenti all'orecchio di Dio e appunto, dopo averle tutte ascoltate ed esaudite, egli ha mandato a suo tempo sulla terra quella rugiada benedetta che ha fatto germogliare il Salvatore. La Chiesa aspira anche verso la seconda venuta, seguito della prima, e che consiste, come abbiamo visto, nella visita che lo sposo fa alla sposa. Ogni anno questa venuta ha luogo nella festa di Natale e una nuova nascita del Figlio di Dio libera la società dei fedeli da quel giogo di servitù che il nemico vorrebbe far pesare su di essa. La Chiesa, spiega Geranger,
durante l'Avvento, chiede di essere visitata da colui che è il suo capo e il suo sposo, visitata nella sua gerarchia, nelle sue membra, di cui le une sono vive e le altre morte, ma possono rivivere. Infine, in quelli che non fanno parte della sua comunione, negli infedeli stessi, affinché si convertano alla vera luce che splende anche per loro. Ma questa visita annuale dello sposo non soddisfa la Chiesa, essa aspira alla terza venuta che consumerà ogni cosa, aprendo le porte dell'eternità. Ha raccolto queste ultime parole dello sposo: «Ecco, io vengo presto», Apocalisse 22:20, e dice con ardore: «Vieni, Signore Gesù». Affretta la Chiesa di essere liberata dalle condizioni del tempo. Sospira il compimento del numero degli eletti per vedere apparire sulle nubi del cielo il segno del suo liberatore e del suo sposo. Fino a questo punto, dunque, si estende il significato dei voti che essa, la Chiesa, ha deposti nella liturgia dell'Avvento. Questa è la spiegazione delle parole del discepolo prediletto nella sua profezia: «Ecco le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata», Apocalisse 19:7. E qui si conclude la lunga citazione che ho tratto dall'opera immensa L'anno liturgico dell'abate Don Prosper Guéranger. Questo per spiegare il senso mistico dell'Avvento, che si incentra, come dicevamo, sul mistero delle tre venute di Cristo. In questo contesto, dove dovrebbe collocarsi il regno della restaurazione a cui abbiamo accennato? Dovrà forse inaugurare un'ipotetica quarta venuta, sconosciuta alla tradizione della Chiesa, perché la Chiesa ha sempre parlato delle tre venute? Sarebbe un errore pensare in questo modo, e sarebbe parimenti erroneo pensare che il trionfo del cuore immacolato vada a coincidere con la terza venuta di Cristo, che in verità è quella ultima, si realizzerà alla fine dei tempi. Pensare che il trionfo del cuore immacolato debba coincidere con la terza venuta significa proiettare questo evento alla fine del mondo, ma così non è, secondo quanto le profezie ci stanno dicendo. È un periodo che precede la fine del mondo, è un momento diverso, un momento storico diverso. Della terza venuta di Cristo, la cosiddetta parusia, cioè ultima venuta, parusia significa presenza nel linguaggio tecnico della teologia, dice Gesù: «Nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre». Chiaramente il Figlio in quanto uomo non lo sa, in quanto Dio lo sa. Il trionfo del cuore immacolato, dunque, non realizzerà né la parusia né un'inesistente venuta intermedia o quarta venuta del Signore. Se di venuta intermedia si vuole parlare, l'unico modo in cui si può intendere correttamente è quello spiegato da San Bernardo da Chiaravalle e poc'anzi ricordato. La seconda venuta, dunque, è una venuta nella grazia, accolta e approfondita da coloro che attendono il Signore e bramano la sua presenza e la sua salvezza, ed è quella che interessa il regno di Maria, il trionfo del cuore immacolato. Per cui l'epoca del trionfo che si attende non sarà caratterizzata dal dominio di Gesù Cristo tornato fisicamente in gloria sulla terra, ma solo da una sua maggiore influenza spirituale esercitata mediante la Chiesa, come dice il professor Guido Vignelli nel suo libro «Fine del mondo o avvento del regno di Maria?». Una Chiesa che, possiamo dirlo con certezza, proprio alla luce di queste autorevoli profezie, che risorgerà, una Chiesa che risorgerà mediante una risurrezione ottenuta e meritata dalle preghiere e dalle lacrime di quei giusti, tra i quali speriamo di esserci anche noi, che, sconosciuti al mondo intero, sono però i veri benefattori dell'umanità, perché stanno preparando con la loro perseveranza nella legge di Dio, con la preghiera, il sacrificio di una vita offerta a Dio, un'era nuova. Sparsi in tutto il mondo, sono l'esercito di Dio, sono come quei cavalieri della tavola rotonda di cui parlava San Francesco d'Assisi e che si legge nelle fonti francescane. Diceva San Francesco: questi frati, lui parlava dei frati, ma diciamo chiunque potrebbe essere un cavaliere della tavola rotonda,
di cui parlava San Francesco. Questi frati sono i miei cavalieri della tavola rotonda, che si nascondono in luoghi appartati e disabitati, per impegnarsi con più fervore nella preghiera e nella meditazione, piangendo i peccati propri e altrui. La loro santità è nota a Dio, mentre talvolta rimane sconosciuta agli altri frati e alla gente, e quando le loro anime saranno presentate al Signore, dagli angeli, allora Dio mostrerà loro il frutto e il premio delle loro fatiche, cioè le molte anime salvatesi grazie alle loro preghiere, e dirà: figli, ecco, queste anime sono salve in virtù delle vostre orazioni. Poiché siete stati fedeli nel poco, vi darò potere su molto. Attendiamo allora, ma soprattutto prepariamo con le armi dello Spirito questo nuovo tempo di grazia. Nessuno si esima. Un santo pastore di anime, da me molto spesso citato, esegeta e mistico contemporaneo, Don Dolindo Ruotolo, sacerdote morto in odore di santità, sacerdote napoletano, così scriveva: vi sarà un lungo periodo di pace, di vita cristiana e di santità, dopo grandi tribolazioni che purificheranno l'umanità e la Chiesa. In questi periodi i santi saranno grandemente onorati sulla terra e la inonderanno di tante grazie, da sembrare nuovamente vivi in mezzo agli uomini. Il santo sacerdote, nel suo commento, qui commentava l'Apocalisse, quando si parla del regno millenario, ecco, i mille anni, che ha fatto cadere in tanti errori così tante persone del passato eppure del presente. Comunque, commentando questo passaggio dell'Apocalisse, va nel dettaglio e spiega con chiarezza la realtà di questo trionfo visibile del regno di Cristo in terra, che precederà terza e definitiva apparizione dopo l'avvento, l'apparizione dell'Anticristo e la ribellione finale dell'umanità contro Dio, contro la Chiesa e i suoi servi fedeli. Diceva Don Dolindo Ruotolo: i mille anni nei quali Satana sarà legato, quelli di cui parla l'Apocalisse, debbono computarsi da Gesù Cristo e per la loro maggior parte dal pastore angelico, e qui fa la profezia sul Papa Santo che verrà, ossia dal grande pontefice sotto il cui pontificato si realizzerà la sconfitta del regno del male e lo splendore del regno di Dio e del trionfo della Chiesa sulla terra. Il trionfo della Chiesa dovrà avverarsi dopo un periodo di grandi tribolazioni e, come tutto fa credere, dopo una guerra sterminatrice e disastrosa che sarà seguita o accompagnata da fiere persecuzioni contro la Chiesa medesima. Potremmo a questo essere non tanto lontani, in effetti. La Chiesa, continua Don Dolindo, attende dalla misericordia di Dio il regno trionfante del Redentore nelle anime e confida in un millennio di santificazione e di pacifico trionfo sull'impietà e sul male. In questo periodo, che già si delinea, sarà sconfitta la bestia che viene dal mare e quella che viene dalla terra, l'imperialismo apostata e la falsa scienza, e ci sarà una mirabile fioritura di spirito cristiano e di santità. Splenderà di vivissima luce la verità, e i sacramenti e soprattutto l'Eucarestia rinnoveranno la vita cristiana. La santità fiorirà in maniera splendente tra le anime consacrate al Signore, tra i sacerdoti, le suore e i semplici fedeli. La vera carità allevierà tutte le sofferenze umane e sarà sostituita a tutte le utopie degli attuali avvelenatori e corruttori del popolo. Finirà, speriamolo fermamente, l'ignominia della vita mondana con tutte le sue aberrazioni teoretiche e pratiche. Finiranno le degradazioni della moda, del malcostume, della prepotenza, dell'androcinio, e ci sarà un tenore di vita più semplice che allevierà notevolmente le preoccupazioni del pellegrinaggio terreno. Per ora ci fermiamo qui. Questo argomento non termina con questo video, ma per ora è già sufficiente. Adveniat regnum tuum, Domine. Adveniat per Mariam.